sicuro che anche qualcosa di interessante da dire. No, e io non vado via, ti devo chiedere una cosa che sono lì che ci penso da qualche settimana. Sta storia che ha colpito tanti, a noi a Faenza ci ha fatto fare un sacco di sabati in piazza. Ci spieghi meglio sta storia di moltiplicare i fuochi della resistenza, eh? Cosa c'entra con salvare la Costituzione? Grazie. Grazie a voi ragazzi, grazie di essere qui. I fuochi di resistenza, da dove parte? Il focolare di resistenza è stata un'espressione che ha utilizzato Giulietto Chiesa in uno dei suoi ultimi discorsi. E questo messaggio è un messaggio importantissimo che lui ci ha voluto dedicare, ha voluto dedicare a tutti noi e di cui io voglio un po' farmi portavoce insieme a voi. Questo significa che molto spesso ci siamo divisi in passato, questo significa che siamo tantissimi, spesso disseminati sul territorio, questo significa che Dividi et Impera ha funzionato molto bene finora. Finora perché oggi qui io vedo invece persone che, e vi ringrazio ancora di esserci, che ci sostengono il lavoro anche dei portavoce all'interno delle istituzioni, che come avete visto non è semplice, perché la voce dei cittadini, le istituzioni, è chiaro che non la vogliono sentire. Quello che è successo durante la dichiarazione di voto che io ho cercato di fare, e non è stato semplice, l'avete probabilmente vista tutti, è stato proprio il tentativo di parlare con le vostre parole, di portare lì dentro i vostri messaggi, di portare lì dentro la vostra voce. E io credo che sia questo il nostro ruolo, nient'altro che questo. Hanno fatto in modo che la vostra voce non possa più entrare, non la considerano neanche più, e questo deve cambiare. Noi non smetteremo mai, io, Davide Barillari e tantissimi altri portavoce anche a livello comunale, non smetteremo mai di cercare di portare le vostre parole lì dentro. Non ci sarà futuro senza che le istituzioni possano ritornare ad essere il luogo dei cittadini. Ce le dobbiamo riprendere, assolutamente. E per farlo, ritorno al messaggio di Giulietto, per farlo dobbiamo capire che il potere è nostro, che la Costituzione siamo noi. Me lo perdoneranno i giuristi che sono qui presenti, ma penso di fare veramente un messaggio comune, di dare un messaggio comune a tutti voi. La Costituzione siamo noi, ragazzi, e scorre nelle nostre vene come popolo italiano. Ma come giustamente ha detto anche la dottoressa Gatti, in questi ultimi mesi, ma direi in questi ultimi anni, sono stati attaccati molto più dei nostri diritti costituzionali, sono stati attaccati i nostri diritti umani, i nostri bisogni essenziali. Ci hanno fatto credere ancora una volta che con la delega noi possiamo accettare di lasciare tutte le nostre sovranità in mano a questi che purtroppo io ho definito anche criminali e delinquenti. Durante quel discorso ero molto emozionata perché l'attacco è stato durissimo, probabilmente non è stato sentito quali sono le parole, i toni che hanno utilizzato, perché poi vabbè, l'audio alla camera lo sanno ben gestire, ma soprattutto in nessuno dei secondi di quel discorso io mi sono sentita sola, e questo lo devo a voi. Definito con queste tre parole,
faremo alle R sono tantissime, è risonanza come in questo momento tutti noi, mettendo da parte magari qualcosa di noi, riusciamo veramente a trovare il modo di fare una sintesi importante e di sconfiggere finalmente questo gigante che a parer mio è solo dei piedi d'argilla. Noi ce la faremo insieme. Ce la faremo coordinandoci anche a livello locale, con delle azioni appunto coordinate, ce la faremo partendo dai nostri bisogni essenziali, da quelli che è appunto, ho sentito anche questa parola e ringrazio chi l'ha pronunciata, l'autodeterminazione, quindi dell'individuo, del singolo, ma anche della comunità, di potersi gestire, di poter decidere del proprio futuro. Ce la faremo appunto seminando tutti questi fuochi, ma coordinandoci e diventando senza controllo, perché questo loro vogliono, purtroppo l'hanno fatto capire, rinchiuderci dentro casa e controllarci in ogni modo, e questo non glielo permetteremo. E allora, se c'è un sogno che mi consentite di condividere con voi, io sogno una comunità, veramente una comunità, un gruppo di cittadini, il nostro comune di appartenenza, il nostro quartiere, in cui se vengono a prendere un bambino perché lo vogliono sottoporre a una vaccinazione obbligatoria o un TSO per se è un adulto o qualsiasi altra cosa, ci sia tutta la comunità e tutti gli adulti a difendere quel bambino. Non c'è bisogno di distruggere niente, noi siamo qui per costruire, abbiamo tutte le carte in regola, ognuno di noi ha il suo talento che deve mettere a disposizione della comunità, e in questo momento io credo che la forza anche creatrice che c'è qui in questa piazza, ma che c'è dentro ognuno di voi, possa veramente disegnare un futuro migliore per tutti. Io vi porto nel cuore, continueremo ad essere i vostri portavoce, continueremo a farci portavoce delle vostre parole, delle vostre speranze e dei vostri sogni. E io vi posso solo ringraziare ancora di tutta questa energia che ci state dando in questo momento. Grazie. Carissimi amici del canale YouTube Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate la libera informazione a tutela del popolo. Grazie del vostro sostegno e per la condivisione dei video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince, divisi abbiamo già perso. Un abbraccio dal vostro Roby!